Ringraziamo la dottoressa Annalitta Iannetti e io ci tengo, voi siete venuti qui, diamo 10 minuti per delle domande, quindi la dottoressa è disponibile, se ci sono delle domande. Dottoressa, noi ci conosciamo benissimo, sì. Niente, io invece sto seguendo da parecchio tempo la ricerca sulla rivoluzione scientifica che dicono il microbiota. Pare che alcune ricerche attestano pure che il trapianto del microbiota, volevo parlare di trapianto del microbiota perché in teoria ho avuto uno scontro verbale con il dottor Balzo, l'amico Dino, in cui lui diceva nel momento in cui tu vai a modificare tutto il microbiota modifichi anche la persona. Però qui parliamo di persona che sta male. Allora, il bambino Gesù, mi sembra come si chiama, il dottor Carabini parlava che tramite il trapianto di microbiota da consanguinei hanno avuto dei risultati eccellenti. Sappiamo benissimo di come sono messi con la procedura di difficile, curabilissimo al 90% dei casi. Ora non capisco, ha parlato anche delle grosse lobby che esistono dietro di certi tipi di poteri per tentare di non curare, per mantenersi nel caso. Però in questo caso non capisco perché oramai scientificamente provato, lui che sta dicendo e come l'analisi di sangue devono farlo tutti, hanno visto la risposta ai farmaci, ai chemioterapici, alle malattie psichiatriche, fisiologiche, autoimmuni, sarebbe oggi tutte le malattie meno dal microbiota, ma sicuramente il fattore epigenetico ambientale può in un certo senso contribuire alla sfociarsi. Però l'unica cosa che non riesco a capire è come dobbiamo fare noi per tentare di, in poche parole, di farlo mettere questo microbiota all'interno del Ministero, dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè questi non ci sentono, come non fare? Io ho grande speranza. Microfono. Allora, io la visione che ho di questa faccenda è che esistono dei sistemi di potere molto forti. Allora, la possibilità di cambiare la modalità con cui noi guardiamo le cose è un fatto di potere. Con la possibilità di informare le persone in maniera diversa, quindi ho grande speranza che con la nuova RAI che dovrebbe partire, se parte, chissà se parte, forse le cose cominciano a cambiare, perché il modo di pensare, la forma mentis, deriva da mille cose, fra cui anche la comunicazione del vero e del falso. Allora, vi dovete anche mettere in mente che se dobbiamo sacrificare qualcuno, sacrifichiamo la minoranza della popolazione. La stragrande maggioranza della popolazione crede che quello che è stato raccontato a televisioni unificate sia la scienza vera. E capite bene che non è che posso mettere nella disperazione questi che si sentono protetti se facciamo 15.000 vaccini. Quindi per adesso sicuramente libertà di scelta, ma intanto immediatamente dobbiamo preoccuparci di far capire a questi signori che fino a mo' hanno raccontato delle storie. Quindi questa scienza deve essere sdoganata e deve essere portata alla conoscenza della popolazione. La popolazione non conosce niente, però vorrei dirti anche un'altra cosa, perché su questo è un punto fondamentale. Noi non possiamo, ve l'ho già detto, facendo questo non possiamo essere meccanicistici uguali a quelli di prima. Quando io faccio il trapianto fecale, perché ho per esempio una rettocolite ulcerosa, la rettocolite ulcerosa deriva anche da un impianto temperamentale specifico, quella persona ha delle emozioni e ha una funzione corporea da queste emozioni che gli hanno poi fatto sviluppare quella roba. Noi sappiamo che quando facciamo un trapianto fecale, a distanza di 8 mesi, se quello non fa nient'altro, ritorna tutto da capo. Significa che l'impianto temperamentale, la psicobiologia deve essere usata, perché tu a questa persona gli devi dare la possibilità con un corso, perché non è un fatto, cioè è diverso, perché la gente viene da me una volta ogni 20 giorni, una volta al mese, perché poi deve fare delle cose a casa sua, per conto suo, cioè non sono io che lo salvo, si salva da solo facendo una diversa funzione corporea e una diversa interpretazione degli eventi. Però se non fai questo, neanche il trapianto fecale ha una risoluzione per il resto della vita.
altre domande? Bene, allora se non ci sono altre domande, vi presento il dottor Domenico Mastrangelo, medico, ematologo, oncologo, oftalmologo, ricercatore dell'Università di Siena, master in farmacologia, responsabile scientifico di Auret. Ci parlerà di vaccinazione obbligatoria tra scienza e diritti umani. Sono stato definito un Novax, non un pericoloso Novax, ma un Novax. E quindi io ero venuto per parlare del principio di precauzione, però visto che mi hanno portato a parlare dei vaccini, allora facciamo uno switch, parliamo anche di vaccini oggi. Allora, intanto, può andare avanti con la prima? Ecco, quello che è successo molto recentemente a proposito di questo convegno è che c'è stata una presa di posizione dell'ordine dei medici con una lettera, se andiamo avanti facciamo vedere i tratti di questa lettera, in cui si dice il 21 settembre si svolgerà a San Benedetto un convegno a parte dell'associazione Auret Novax. Noi siamo Auret Novax. A tal proposito vogliamo eccetera eccetera, io ho sottolineato i punti principali, per questo prendiamo assolutamente le distanze della suddetta associazione, la quale fa chiedere ai genitori una sfilza di inutili esami prevaccinali con codice di esenzione. Allora io faccio subito una domanda a ognuno di voi: se noi dovessimo trovarci medici a somministrare insulina a un paziente, no? Lo faremmo così o dobbiamo fare prima un'analisi, un esame della glicemia, secondo voi? Si fa una glicemia? Se dobbiamo fare una terapia antibiotica, la diamo così o facciamo un tampone e poi facciamo un antibiogramma, quindi una serie di analisi? Meglio con l'antibiogramma, sappiamo, conosciamo la sensazione. Quello non lo facciamo. Se andiamo di questo passo, poi facciamo, è chiaro che va tutto così. La pressione alta, uno ha l'ipertensione, come gliela vediamo l'ipertensione se non gli facciamo una misurazione dei valori pressori? Quindi dobbiamo fare, prima di qualsiasi intervento medico, dobbiamo fare delle cose. Dobbiamo fare degli accertamenti. Allora, perché gli esami prevaccinali dovrebbero essere una sfilza di inutili esami? Se io vado a vaccinare un paziente e voglio sapere il suo stato immunologico, perché la vaccinazione cos'è? Io do il vaccino, do un virus e stimolo una risposta immunitaria. Ma se quel sistema immunitario di quel bambino, di quella persona, non è in grado di rispondere a quel vaccino, cosa vado a stimolare io? Mettiamo che abbia il sistema immunitario immaturo, mettiamo che abbia tumore deficit, mettiamo che abbia qualsiasi altra cosa che impedisce una risposta corretta. Perché sono inutili questi esami? In che senso sono inutili? Cioè, qui chi dice che gli esami sono inutili, secondo me, medico, chi dice che gli esami prevaccinali sono inutili, quello sì che andrebbe eliminato dall'ordine nazionale dei medici. Detto eliminato e non radiato, perché è eliminato perché vuol dire che non conosce i basilari nella medicina. I basilari nella medicina dicono che tu prima di qualsiasi intervento medico devi fare degli accertamenti. Poi il problema è stato posto in regione dal nostro ordine, e quindi di comune accordo con la dottoressa eccetera eccetera si dichiara l'illegalità di tale richiesta, cioè richiedere un esame prevaccinale è illegale.
È illegale. Poi ne parlerò io. Okay. È illegale. Cioè, noi siamo il paese più corrotto del mondo. Uno dei più corrotti del mondo sono illegali gli allori prevaccinali. Ma ce ne rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto dell'enormità? Va bene, hanno ricusato i pazienti che hanno fatto ricorso all'associazione e metterli a corrente e in guardia nei confronti di questa associazione. Noi siamo dei pericolosi criminali, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Voi siete venuti a sentire dei criminali. Andiamo avanti, proviamo a stendere un velo dietro questa cosa. Allora io oggi ho fatto un postino, ma la mia domanda, sono posto una domanda, ma se un ordine professionale calunnia e diffama i propri iscritti a mezzo stampa e la fa franca, questa non è mafia? Allora, noi deve parlare di libertà nella medicina. Quando parliamo di libertà nella medicina, intendiamo libertà nell'esercizio della professione. Una volta riportano gli annali che c'era un orologiaio di nome Phineas Gimby che era un guaritore eccezionale e aveva gli ambulatori sempre stracolmi. Era un orologiaio. Lui parlava con la gente e diceva alle persone, convinceva le persone che la loro malattia era causata da un pensiero sbagliato e soltanto parlando con le persone lui le curava. Aveva gli ambulatori pieni. Phineas Gimby, andatevelo a leggere. Orologiaio. Allora, libertà nell'esercizio della professione, perché se uno è un ciarlatano la gente se ne accorge, la prima volta ci può rimanere fregata, la seconda volta no. Quindi libertà nell'esercizio della professione, libertà di cura. Io sono padrone di decidere autonomamente come mi voglio e con cosa mi voglio curare. Questo è un basilare dei diritti umani, diciamo così, no? Io mi curo con le erbe medicinali e voglio essere padrone di curarmi con le erbe medicinali. Andiamo avanti. Allora, diceva questo signore che era il medico di George Washington, Benjamin Rush, e firmatario, cofirmatario della Costituzione americana, diceva: se non metteremo la libertà della medicina nella Costituzione, un tempo arriverà in cui la medicina si organizzerà in una dittatura clandestina per limitare l'arte della cura ad una sola classe di uomini e negare uguali privilegi ad altre. La Costituzione di questa Repubblica dovrebbe conferire un particolare privilegio alla libertà della medicina tanto quanto alla libertà di religione, la libertà di culto. Siamo alla Costituzione americana, che qualcosa dovrebbe aver insegnato a tutti noi occidentali, e ovviamente poi dopo le cose cambiano perché l'uomo non applica le cose che stabilisce con la ragione, però diciamo che il piano sarebbe questo, e a me sta molto bene. Andiamo avanti. Allora, la dittatura clandestina oggi non è più clandestina perché c'è un obbligo a vaccinarsi. C'è un obbligo alla chemioterapia antitumorale, perché è un obbligo implicito, perché molte volte, a me tanti pazienti l'hanno detto, tu vai dal medico, c'è il tumore, dici: dottore, io la chemioterapia non la sopporto, allora tu muori. Questa è la risposta. Allora tu muori è una condanna a morte per l'effetto nocebo, no? Non è possibile questo, non è giusto, non è umano. E poi la terapia dell'HIV-AIDS, stessa cosa, se non fai gli antiretrovirali muori. Andiamo avanti. Allora, l'obbligo vaccinale, parliamo dell'obbligo vaccinale, è una violazione dell'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, lo sanno anche i muri, no? La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, quindi è un interesse della collettività. È inutile che ci vengano a dire che poi l'interesse della collettività è di essere vaccinati.
l'interesse della collettività è di stare in salute e salvaguardare la salute, non di essere vaccinati, è diverso. E garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma attenzione, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il rispetto della persona umana, avanti. Quindi è una violazione, l'obbligo vaccinale è una violazione anche dell'articolo 2 della Costituzione, che dice la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Il diritto, un diritto inviolabile dell'uomo è quello dell'autodeterminazione. Io mi curo come mi pare. Avanti. È una violazione dell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica. La libertà personale è inviolabile. Tu non puoi interferire con la mia sfera personale. Avanti. Vabbè, l'articolo 32 della Repubblica sancisce il diritto assoluto all'autodeterminazione, che si sostanzia nella possibilità concessa alla persona titolare di scegliere liberamente in ordine ad atti che coinvolgono il proprio corpo e le proprie aspettative di salute e di vita. Un assioma di questo, il cui significato ultimo, consente al titolare del diritto di poter, per esempio, liberamente rifiutare un trattamento sanitario. Liberamente rifiutare un trattamento sanitario, l'autodeterminazione. Quali trattamenti sanitari possiamo rifiutare? Qualcuno ce lo impongono dall'alto, altri ce lo impongono moralmente, chemioterapia e terapia dell'HIV con antiretrovirali. E poi una domanda che è a corollario di questa, che faccio sempre io: qualcuno di voi conosce e mi sa dire una malattia che venga curata dai farmaci? Curata dai farmaci. Diabete? No. Ipertensione? No. Alzheimer? No. Sclerosi multipla? No. Cancro? AIDS? Allergie? No. Qualcuno mi dice, ma gli antibiotici curano? Allora, sugli antibiotici, la mia riflessione è questa. Se tu hai un bambino che in un anno ti fa 15 infezioni delle prime vie aeree e le curi con gli antibiotici e tutte le volte ti spariscono e tutte le volte si ripresentano, fai esattamente come diceva il famoso Mark Twain. Smettere di fumare, diceva lui, è la cosa più semplice del mondo. Io ci ho provato 1000 volte e ci sono sempre riuscito. Lui non ci era riuscito mai, però dal suo punto di vista la metteva in una maniera che era. Allora, l'obbligo vaccinale, Paolo Maddalena, è un pronunciamento suo, quindi il decreto dei vaccini è platealmente incostituzionale, la prossima. E c'è una violazione anche dell'articolo 34, ora comunque restiamo qui. Allora, questi sono tutti i paesi europei e l'obbligo vaccinale, come vedete, è MA, mandatory, cioè obbligatorio. Evidentemente gli unici due paesi che hanno tutte le 10 vaccinazioni obbligatorie sono l'Italia e la Lituania. Tutte le altre, attenzione, queste altre, che vedete, ce ne sono molte che ne hanno tante, ma ne hanno una che è raccomandata, una che è non raccomandata, cioè, quindi in realtà poi quello che noi andiamo a vedere, avanti la prossima, è che se noi contiamo sulla popolazione di 741 milioni di abitanti, 60 milioni in Italia, 2 milioni la Lettonia, ho sbagliato io la Lettonia, vediamo che se anche noi li facciamo tutti obbligatori e quegli altri tutti obbligatori non ce l'hanno, visto che c'è la libera circolazione delle genti all'interno della comunità europea, mi sapete dire che operazione stiamo facendo noi? Anche così, cioè, intellettualmente, ragionando con senso logico, che operazione è? Cosa stiamo imputendo? O lo facciamo tutti? Ma stanno andando in quella direzione però, Come? Stanno andando in quella direzione comunque.
l'Italia è il paese caldo. Sono andato in quell'azione. Oggi al telegiornale dicevano proprio la Commissione Europea, un rappresentante, non mi ricordo chi, proprio espressamente detto che tutta l'Europa, deve avere l'obbligo vaccinale. Deve avere l'obbligo vaccinale. Mi sembra quantomeno logico, però adesso quelli che stanno facendo le 10 vaccinazioni e quelli che non ce l'hanno nessuna e ce l'hanno tutte raccomandate, stanno creando una disparità che chi la colmerà? Tutti i pazienti che si ammaleranno o che moriranno a causa di un vaccino fatto sono quelli che devono pagare? Le leggi europee devono essere valide per tutti. Noi ci confrontiamo con un'Europa in cui non c'è, c'è un'unità, diciamo così, formale, ma non c'è un'unità di fatto, no? Quindi capite da soli l'identità del problema. Andiamo avanti. Questo European Forum for Vaccine Vigilance dice, è un gruppo quindi che rappresenta circa 20 paesi europei, che chiede che la vaccinazione obbligatoria venga abolita in tutta Europa. Vi faccio presente che c'è una sentenza della Corte Suprema americana del 2010 che dice che i vaccini sono dei prodotti inevitabilmente insicuri. Tu non puoi obbligare una persona a farsi un farmaco, un vaccino che è inevitabilmente insicuro. Lo deve scegliere da solo se vuole correre il rischio. Quindi che l'obbligo vaccinale non venga introdotto in alcun paese, che venga applicato il principio di precauzione, che i cittadini europei beneficino di piena libertà di scelta informata e consenso informato, che venga istituito un sistema europeo efficace ed indipendente di segnalazione degli eventi avversi dal vaccino. Andiamo avanti. Che cos'è il principio di precauzione? Allora, perché quando andiamo in nave in crociera vediamo che la nave si porta le scialuppe di salvataggio? Perché è sicuro che noi andremo a finire in mare durante quel viaggio? O semplicemente perché se succedesse una cosa noi saremmo pronti ad intervenire? Il principio di precauzione è esattamente questo: nessuno augura niente a nessuno. Nessuno augura il male di nessuno, però se succedesse una cosa, noi siamo pronti avanti. Quindi il consenso informato e il principio di precauzione rappresentano i fondamentali dell'etica della protezione dei diritti del consumatore, garanzia della sicurezza dei prodotti e dei pazienti. Il principio di precauzione, che poi si riassume nel principio ippocratico primum non nocere, è essenziale per prevenire i danni e le morti da vaccino. Si legge nel corpus ippocraticum: il medico deve avere due obiettivi fondamentali nella cura della malattia, produrre benefici e non causare danni, che è il punto fondamentale. Se tu non riesci a produrre benefici, almeno accertati che tu non stia provocando dei danni. Questa è deontologia medica che gli ordini nazionali e la Federazione Nazionale degli Ordini dovrebbero ben conoscere. Il consenso informato rappresenta il fondamento etico della pratica della medicina. Il diritto individuale all'esercizio del consenso informato nelle procedure mediche che comportino rischi è riconosciuto come diritto umano fin dal 1947. Questo vi sto parlando di un opuscolo del National Vaccine Information Center. Senza di esso, senza il consenso informato, cioè la volontà di una potente maggioranza che è il gregge, finirebbe per opprimere una minoranza vulnerabile, specialmente nel caso in cui esistano lacune nelle conoscenze mediche o altri fattori che rendono alcuni individui più suscettibili di altri al rischio di danno. Cioè noi abbiamo un'incertezza, no? Diciamo, non sappiamo se questo vaccino provocherà una certa reazione. Nell'incertezza devi stare attento, anche evitare di fare il vaccino se sei incerto. Diceva Thomas Jefferson: tutti tengano a mente questo sacro principio che, sebbene il volere della maggioranza debba prevalere in tutti i casi, esso, per essere legittimo, deve essere ragionevole e considerare che la minoranza esercita un uguale diritto,
che la legge deve proteggere e la cui violazione equivalrebbe ad oppressione. Quindi ci sono i diritti della maggioranza, ma ci sono anche i diritti delle minoranze. Si è parlato di testimoni di Geova, si può parlare di qualsiasi altra minoranza. Avanti. E qui un po' di bestiarium vaccinale sto fatto, andiamo avanti, vediamo. Allora, il vaccino non è un'opinione. Il vaccino non è un'opinione, la matematica non è un'opinione, il vaccino è un'opinione. Tant'è vero che William Osler, uno dei padri fondatori della medicina moderna, diceva: la medicina è scienza dell'incertezza, scienza dell'incertezza. Che scienza ci può essere nell'incertezza? La certezza che non hai certezza. E arte della probabilità, arte della probabilità. Dove stanno le certezze? Chi è che ha certezze in medicina? Me lo fate conoscere. La trasmissione virus con me sono un po' crollate, però diciamo che prima di me. Quindi la medicina è scienza dell'incertezza e arte della probabilità. E aggiunge il commento: la pratica della medicina è un'arte, non un commercio. Una chiamata, non un affare. Una chiamata in cui il tuo cuore avrà un ruolo pari a quello della tua mente. Spesso la parte migliore del tuo lavoro non avrà niente a che fare con polveri e pozioni, questo lo dedico a Narita che ha parlato prima di me, non avrà niente a che fare con polveri e pozioni, ma con l'esercizio di un'influenza del forte sul debole, del buono sul malvagio, del saggio sul foglio. Questa è bellissima, secondo me, perché esprime quello che è la medicina. La medicina non è solo prendi questo, la medicina è parlare con il paziente, interagire con lui, capire cosa ti sta dicendo, interpretare segni e sintomi. Questa è la medicina, secondo me, eh? Ci vedo sempre il secondo me. Il vaccino non è un'opinione, vediamo che dice la scienza, perché oggi tutti quanti parlano di scienza, si chiedono anche di scienza. Allora, questo è il British Medical Journal, una delle più grandi e importanti testate, diciamo così, di diffusione e di divulgazione medica. Uncertainty in medicine, incertezza in medicina. Pazienti, dottori e il pubblico in generale hanno bisogno di una migliore comprensione delle limitazioni della medicina. La medicina non è una scienza, e meno che mai una scienza esatta. Avanti. Un altro articolo su The Lancet, un'altra rivista importantissima, in cui si parla di incertezza in medicina e si fa di nuovo riferimento a William Osler. Avanti ancora. Un altro articolo su The Lancet, The Art of Medicine, addirittura questo articolo parla del valore dell'incertezza medica, perché c'è. Ha un valore intrinseco l'incertezza medica, il sapere che non con tutti ti puoi comportare nello stesso modo. Uno dei caposaldi, diciamo così, della vaccinazione attuale, come della medicina attuale, è il cosiddetto one size fits all, cioè la taglia unica. Che tu sia alto 2 metri e grosso e pesante 150 kg, o che tu sia alto 50 cm e pesi 20 kg, se tu hai il mal di testa ti prendi 500 mg di aspirina. Ma dove sta scritto? Ma chi l'ha detto? Oggi, infatti, la farmacogenomica e la farmacogenetica, che non ho inventato io, grazie a Dio, ma le ha inventate la medicina, ci dicono che non tutti gli individui sono uguali, è scoperta, non tutti gli individui sono uguali. Siamo 7 miliardi, non ce n'è uno uguale a un altro, nemmeno due gemelli monocoriali. E questo le medicine tradizionali ce lo dicono da secoli, ce lo dicono. Noi l'abbiamo scoperto oggi con la farmacogenetica e la farmacogenomica.